Molte di voi hanno comprato questa stampante perché costa poco, pensando di poter ricaricare le cartucce a casa. Si sono accorte però che estraendo la cartuccia, ricaricandola e poi mettendola, la stampante va in errore e non vi consente di stampare. Come fare per evitare questo? Ho pensato di praticare un foro nella cartuccia del colore senza estrarla, ovvero utilizzando un piccolo Dremel. Questa è la cartuccia. Io l'ho aperta per farvi vedere com'è dentro. Vedete, c'è un tappo che è abbastanza spesso. Quando praticate il foro, o lo praticate inclinato oppure lo praticate abbastanza basso. Io qui l'ho praticato inclinato oppure abbastanza basso da raggiungere la spugna. Vedete? Questo è un piccolo forellino che ho praticato con una punta finissima, sarà di un paio di millimetri. Un po' di scotch. Proviamo a fare una fotocopia. Se voi avete già, diciamo, estratto la cartuccia, dovete comprare per forza una cartuccia nuova. Allora, prima di inserire la nuova cartuccia comprata, bisogna praticare un foro attraverso il quale metterete l'inchiostro.